Salve ragazzi, io sono Castoro. E io sono Prosciome. Benvenuti su Resident Evil 7. Continuo, che cazzo è impossibile? Ok. Nuova partita. Normale. Vogliamo spiegare il fatto del VR? Vai. Allora ragazzi, volevamo, come abbiamo detto nel video dell'unboxing. Hai iniziato, sta zitto. Ehi, amore. Beh, ecco, volevo guarisci prima domenica principale. Dirti che ti amo tanto. Oh, indovina un po'? Sarò di ritorno a casa molto presto, evviva! Oh. Non vedo l'ora di farla finita con questa storia della babysitter. E di tornare dal mio amato marito. Mi manchi tanto. Che cazzo fa questa babysitter? Ora devo tornare al lavoro. Polonoro. Sappi che ti amo, Ethan. Mi manchi molto. Ti mando un mare di baci. Ti amo tanto. Ciao, amore. Si mette a piangere. E sono mani femminili, comunque. Secondo me è stesso lei. Ethan. Sì, è vero. Ti ho mentito. Non avrei dovuto, ma... Quello che posso dirti è che... Se troverai questo... Stanne... Lontano. Non c'è problema. Però noi siamo coglioni e quindi ci andremo. Vero gioco? Certo. Credo che il gioco sia... Pure è vero. I misteri dei telefoni americani. Ehi, sono Ethan. Ehi, Ethan, tutto bene? Noi siamo Sei Ethan. Sparito l'altra sera? Sì, va tutto bene. Però Mia non è morta, lei è viva. È quindi tornata. Si chiama Mia la ragazza. L'hanno trovata? Ma come? Sul serio? Io non lo so, ma è tornata. Non so come ha fatto, ma è tornata. Forse è uno scherzo. Vuole che la raggiunga. Ma lei dov'è? Dalvey. Dalvey, Louisiana. Merda, ma sono passati 3 anni. Lo so, ma se invece fosse davvero lei, voglio scoprire qualcosa in più. La grafica del 15-18. Che tocca? No ragazzi, questa è la grafica del gioco. Ragazzi, video su YouTube a 240p si vedono meglio. No, questa è la grafica dei filmati di Resident Evil, i nastri là, penso. Ma ragazzi, è impossibile che ci abbiamo questa grafica. Ah no, questa ah, è migli- ah, stava caricando le texture secondo me. Sì, vabbè, ma è 2D. È posto. Vabbè, 2D perché. Bellissimo ragazzi. Serietà, questo è un gioco horror. Immergiamoci nel gioco. Vabbè horror. Ragazzi, però l'impatto grafico non è male. Però se si va a vedere nel dettaglio. Appena ti avvicini qua. Insomma, lascia un po' a desiderare. Okay. Mi ricorda Dark Souls 1 sul ponte quando montammo la prima volta gli alberi 2D. Mosche. L'acqua che non riflette. Possiamo vedere i piedi, attenzione. Una cosa molto rara nei giochi. La casa. Guarda il tubetto. La collector dice. Sì, però questo è il cammino. Non è rotto. Glielo rompo io in post-produzione. Ha detto che ha detto. Guarda il tuo obiettivo. Trova Mia. Trova Mia. Sì, coglioni, grazie. Aprite sti cancello. Cancello con la catena, quindi non si aprirà. Mai dubitare. E invece dubitiamo. Se volevi sperare il fatto del VR, magari. Sì, infatti ragazzi, stavamo dicendo prima, poi Castore è coglione, avevamo promesso di giocare in VR per un'esperienza più da paura, però purtroppo graficamente fa proprio cagare, ragazzi, la qualità grafica lascia molto a desiderare, non volevamo portare... Soprattutto nei video. Non volevamo portare qualcosa di così che faceva male agli occhi, praticamente, ragazzi. E quindi abbiamo deciso piuttosto di fare un gameplay normale. Questa è quella della demo. Ah, questi nella demo sono i 3 che si sono intrufolati nella casa.
Unisciti a noi. Non la posso prendere. Non ci terrei. Non si può andare, volo invisibile. Giustamente. E qui c'è l'attrezzatura che usavano, infatti, per chi non ha giocato la demo. È il nostro cavalletto. Se lo sono fottuto. Napolitani di merda. C'è il tuo domo. Ah, il suo domo. Vabbè, il domo di lei. Cosa ho visto? Due di anche questo, ragazzi. Ok, basta. Giochiamo seriamente. Immergiamoci. Mosche. Altre mosche. Corri, 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 corri. Corri, mostro. Eccolo lì, il primo. Ma non posso correre adesso. Ah, aspettato. Cogli, corrigli dietro. Qua mi ricorda Resident Evil 4. Se volevi, non si va. Oh, che cazzo è qua? Tra l'altro quell'acqua è praticamente merda liquida, ragazzi. Che cazzo è, marrone? Un bel bagnetto. Ti risano proprio. Anime spinto. Proprio terra dei fuochi, vai via. Ciuchino morto. Cadavere di uccelli. Ah no, è una giacca tipo. Che cazzo è? È una mucca. A me tutto sembra una mucca quadrata. Questa è una pietra. Quindi non lo so. Guarda. E qui ci sono i dischi che si dice allontani con le mosche. Non so se avete mai visto la gente che appende i dischetti i CD, ragazzi, sugli alberi. Senza motivo. Pure il sangue che cola è fatto bene. Tutto 2D però fatto bene. Ok, andiamo avanti. Un corvo morto. Ah, corvi morto. Datemi la pistola in spada. Questi non droppano le monete come in Resident Evil 4? No. Peccato. Cazzi? No. Volevi. Qualcosa di colore diverso. Finalmente. Una borsa con dentro. Patente di guida. E sappiamo adesso che lei è del Texas perché c'era. C'ho anche la mail. Mail di mio. Oh, che cazzo. Che cazzo è? Un rumore bruttissimo. X. Leggi. Vieni a prendermi. Ragazzi, secondo me non gliel'ha inviata lei, poi non so più. Perché fa questo rumore quando è dentro? Non lo so, tipo il rumore di un errore. Sì, ma non si vede niente Texas. Si vede la scritta Texas, quindi più o meno sappiamo che è del Texas. Spammiamo il rumore. Oh mio Dio. Ah, quella è la demo. Qui è la parte, l'entrata della casa, un po' più scarropata, però è la stessa casa. Beh, quella stava in un filmato, quindi... Quindi può darsi che siano anche passati degli anni. E non si vede un cazzo. Sì. Ecco. Magicamente si chiudono le porte. Ok, silenzio e atmosfera. E si è sentito un rumore di un passo. Ero io. No, vedi? Questo non ero io. Ecco, appunto. Se volevi. Ragazzi, i rumori, i suoni sono fatti... Crocione a pronta cena, vieni. Che schifo. Ragazzi, dicevo, i suoni sono fatti davvero molto bene. Sembra davvero che la famiglia... ti stia correndo intorno. Una bambina? Non lo so. Vedi, là sta una bambina. Oh, non la riesco a Vabbè, non fa niente. Non si capisce molto, è bruciata. Qua serve un grimaldello. Che nella demo stava qua. E qua non c'è. E qui non c'è. Appunto. Qui c'è ancora roba morta. Il pollo della settimana scorsa. Che schifo.
Però non ci sono più i cadaveri che c'erano nella demo. C'è il giornale qua. Più di 20 persone scomparse in 2 anni. Mi fa piacere. Noi siamo i prossimi. Probabile. Vediamo la lore. La lore. I paesaggi del Louisiana, ragazzi. Sabaco intensifies. Il montaggio ci metto una bella faccia di Sabaco. Oh, che cazzo è? Non si sa, bottone, prova a premerlo. Volevi? Non funziona. Magicamente. Chissà come va. E... che è sto cosa? Una di quei cose che salata, salvataggio. Quindi come nei primi Resident Evil dove c'era la macchina, la macchina da scrivere. Là c'era la macchina da scrivere, immaginate. Si sono evoluti, sono ancora 50 anni fa, ma si sono evoluti. Filmato casa abbandonata, questo è quello della demo. Molto probabilmente. Qui non c'è nulla. Comunque è cambiata dalla demo, cioè manichini. Leggermente. Vabbè, i manichini credo fossero fatti apposta per la demo per farti cagare sotto. Qua c'era il dito sudice della collecta. Quello che si apre al contrario. Apro. Che buono. Se l'è già dimenticato, ragazzi. L'unboxing l'ha fatto lui, Ritardato poi. E qui è dove dovrebbe essere la TV col mangiacastro. E infatti. Una foto, forse lei mia? Sì. Che cazzo è un gatto che piange? Forse vento. E qui ci sono dei piedi. Per i più feticisti, ragazzi, farò un bello zoom. Che cazzo è? Metti la cassetta. Ma non la voglio mettere. Ce l'ho vista nella demo. Vedi? Ah, è proprio la stessa identica. Ma dove è vabbè. Giugno 1 2017. Quindi siamo tecnicamente nel futuro, ragazzi. Boh! Ma pure lo sai che inizia così. Ehi, hey, lavoro coi professionisti. A ma la demo era doppiata in italiano. Controlla che l'audio funzioni, non voglio un nuovo Mario. Ma è una storia di 2 anni fa. E non mi doppio. Mi doppio? Se ci fai caso qui, c'è un fantasma. Ancora? Non ti stupire se dovremo rimpiazzarlo. Piano B. Apriamo, filmiamo l'interno e poi parte l'intro. Come sempre, insomma. Però, di il nome del programma stavolta. Tranquillo. Stasera a Sewer Gators, un altro posto del cazzo in un... Felice? Sembriamo noi quando inizia un video, ragazzi. E l'altalena che magicamente adesso sta andando avanti e indietro. Già prima andava. No, prima quando ci siamo passati era ferma, credo. Siamo pronti? Cominciamo. Non se ne sono accorti poi. Vabbè. Fatti da parte. Dai. Ci penso io. La potenza. Dopo di te. Allora perché siamo scesi all'inferno? Ti prepari mai? Cosa abbiamo? Casa schifosa? Rumori strani? È stregata? Che cazzo? Ero un presentatore io. Sostituto, Pete. Sostituto. Cosa? Nulla. La storia, Andre? Una fattoria abbandonata, una famiglia scomparsa e forse un delitto. Il solito. Il solito. Vabbè, la tipica casa abbandonata. Ma quanto hai detto che è abbandonato? 3 anni. Se sarebbe dietro. Clancy, filma questo. Ottimo inserto. Che schifo. Quindi, questi contadinotti scompaiono. I Baker, non dei contadinotti. Jack e Marguerite Baker. Gente tranquilla, non arretrata. Girano brutte voci sul figlio, Lucas. La pecora nera. Ma merda!
Sapevo di dovermi mettere non posso andare. Muro invisibile. Giustamente lui, perché non lo so, ragazzi. Sono spoiler. Vaccinato. Scomparirà. Comunque, è un gran bello sfondo. Andre, che dici? Andre? Andre! Vedo che questo guarda totalmente Andre. Nel vuoto. Ehi, Clancy, hai visto Andre? No. Dov'è? Oh, cazzo, non posso crederci. Non lavorerò mai più con lui. Alla fine i produttori vanno e vengono. A un buon cameraman come te? Resta vicino. Tutto. Dai, ciuchino. Dai, cazzo. Cos'è stato? Sentito? No. Andiamo via, dai, lasciamola, si sta divertendo. Andre! Dove cazzo è? Me la svigno! Andre, dove sei? È morto. Qui manca sempre il trullet. Oh, vorrei sapere questo come vede la leva là sotto. Vabbè, un po' si vede, però. Si vede da farci dove... caso subito. Che diavolo? La foto. Per caso le persone di Andre stavano. È un cazzo di scherzo. Facciamo così. Troviamo Andre e poi ce ne andiamo. Fanculo lo show. Ok. Non mettermi il culo in faccia. Una bella slinguazzata che sto, no, Oh. Qui mi sa che devo andare io. Sì. Lui è un ciuchino coniglio. Prima tu. Let's go. Riprendimi tipo eroe mentre scendo. Vabbè, allora vai pure. Vado, vado. Vado e me la sviglio. Che cosa vedi? Vai. Che cos'è? Scendi, troia. Oh, eccolo. Vabbè, qua è scriptato. Sì, qui non si può fare altro, ragazzi. Olivi. Com'è bello. Rip. Vabbè, credo che serva per far capire a chi non ha giocato alla demo dove andare, insomma. Sì. Vabbè, la demo ti faceva provare. Vabbè, la demo potevi fare anche altro. Una cella. Una cella. L'effetto del vento. Vento dal camino, lo stesso che abbiamo qua dentro. La casa impestata. Bestata. Altri scarafaggi. Sbadiglio. E scendiamo giù. Non si può giocare dopo aver lavorato. E là. Oh beh. Sono morto. C'è morto? No, non si è accorto questo. Dannazione. E cazzo, manco una gamba rotta, ragazzi, sarà costati 5 metri di guarda. Ah, poco. Ah no, saranno 2 metri se no. Su di ciume, su di ciume. Molto. Che cazzo è qua? Se è fumo. Ah, è acqua. Che cazzo. Che fumo. Oh. Madonna, nell'acqua no. Sì, ragazzi, ma che schifo st'acqua, tra l'altro. Ascoltate sott'acqua? Non credo. Forse con il VR si può. Ma c'è sciamano. Su per il culo ti devi uscire, no? Che cazzo!
Solo qualche fatto pulicino. Fatto un reggio e sorcio nell'acqua. Che schifo. Sì, ragazzi, però davvero che schifo stacco. Mi immagino davvero starci dentro. Secondo me ci vomiterei dopo 2 secondi. Porco! Mi permette. Che schifo. Com'è bello però? Chi sarà questo? E fammi passare. Ah, ma questo non è quello che stava appeso mo? Ah, sì, secondo me lui è. Allora mi fa passare. E credo di qua. Ok. Persone. Altre persone. Che puoi leggere? No. Qualcuno che bussa sui tubi. Macella. Macella di prima? No, quella c'è una sola porta. Simboli strani. Una porta. Che cazzo? Che cazzo è? Hanno aperto la porta. Credo. Ah, mi sono suonato una riccia. Una riccia. Questa è la cella di prima. C'è la ragazza. Ah, ok. Chissà deve cos'è. Essere che stava già la porta aperta. Ah, sta la però c'è. Ci sono le tronchesi. Bene, deciduto. Harold, mutato. Ah, qua fanno gli spermanzi. Fai vedere una cosa? Mia. Senza niente. Infatti. Vabbè, no, gira il foglio, avevo visto una cosa. Gira il foglio. Dica. Leggi. Ecco, l'ultimo. Clancy L. Ragazzi, Clancy L. Cosa significa? Tra l'altro, Clancy era il cameraman. Ah, è giusto. Hai giocato 20 secondi fa la demo, Dio caro. Tronchesi. Cosa ci faremo con le tronchesi? Apriamo la porta. Si gira e ci mangia il collo. Chissà se prima di aprire qui potresti andare sopra ad aprire l'armadio. Ah no, perché posso andare, si è rotta la scala. Giusto, me lo siamo ricordato solo ora. Il cervello più bagato del Troia è morta? E là spedi d'amor mio. Mia, per fortuna sei viva. Sono io, Zomba. Sono Ethan. Ethan, stai bene? Sta bene. Tu non dovresti essere qui. Perché? Ma che vuoi dire? Mi hai contattato tu? No, non sono stata io. L'avevo detto, ragazzi. Forse... qualcuno ti ha visto entrare. Lui ti ha visto. Lui? Sì. Ma c'è qualcun altro? Che diavolo succede qui? Sta arrivando papà. Dobbiamo andarcene. Papà? Dobbiamo andarcene adesso. E non me lo fai conoscere, papà. Guarda che se ci vogliamo sposare, poi lo devo conoscere. Papà. Dove mi porti? In un posto sicuro. Vuoi dirmi cosa sta succedendo? Ehi, ti ho creduta morta per 3 anni. 3 anni? Sei sicuro di quello che dici? No, era ieri sì. Vai, vai, io me ne torno indietro. Che cazzo era il suo rumore? Che posto è mai questo? Che ti hanno fatto? Non adesso. Dobbiamo trovare una via d'uscita. Forse da questa parte. C'è solo questa parte? Sì. Non c'è altra via. E qui una sedia. Che cazzo sono sti cosi? Un sacchetto dell'immondizia. Tattarà, tattarà. Ah, qua la torturavano, vedi? Molto probabile. Oppure hanno fatto qualche spermanda. Per Mia, fare. Noi dobbiamo parlare. Il messaggio che hai mandato. Credimi, quella non ero io. Ma l'hai fatto. Non sono stata io. Ok, d'accordo. Ma dimmi che sta succedendo. Ti sto dicendo tutto quello che so, giuro. Non ci interessa. Vai, vai. Dobbiamo andare di qua. Ah. Ma dove andare? Mia,
Sai dove stiamo andando? No. Qui la famiglia mi passava da mangiare. Sì, me lo ricordo. Ok. Anzi, cosa sarà questa famiglia? Mans. Lì. È proprio lì. È qui, si dice, no, lì. È un metro. È questa. Ok, apri. La stanzetta. Ricordo la stanza. C'è un'altra porta. Ne sono sicura. Ma qua. Non c'è più. È sparita. È sparita. Come fanno le porte a sparire? Saremo una famiglia. Ora che tu sei qui. Con calma. No, grazie, ma io sono contrario al matrimonio. Sono sicura che ci sia un'altra porta. Ah, Cook, te. Dobbiamo uscire da qui. Non muoverti, ok? Io do un'occhiata. Ok. Mo becchi mia, senza pensieri. Che bambole. Ok, me ne vado a casa. Ciao. Cosa? Io odio le bambole. È scomparso? Ah, no. Sì, ancora lì. Se scompariva, spezzavo il joypad. Altra bambola. Sembra quasi la bambola di Mia. Sì, ma non ci posso fare niente della bambola. Che cazzo me la fai prendere a fare? Una bambina questa. Ah, questa è. Oh, porco! Oh, vedi là. Non c'è più. Perfetto. Mia! Analizziamo la stanza. Allora, queste chiese, quella è Mia. Piccioli d'oro. Non c'è. No, non è mia. Boh, poi vediamo. Non lo so, a me sembra mia. Poi non so. E001. Una che vecchia. Cazzo. Vecchia decrepita. Una vecchia sulla sedia a rotelle. Eh? Una vecchia sulla sedia a rotelle. Lor. Ah, qua è la parte della demo. Ricordo la caldaia. Madonna cara, dove cazzo è andato? Esce una mano da qua sotto. Mi pisce sotto. C'è nessuno? Ma non era mattina 2 secondi fa, tipo? Chiamami i carabinieri. Pronto, maresciò! Ecco, ci facciamo questo un po' di coma. Mappa casa ospiti. Guarda la mappa. Ah, sembra la mappa di Resident Evil. Resident Evil style. C'è un bagno a sinistra. Andiamo a sciacquarci le palle. Arrosto, stai andando nel muro. Soluzione medica. Com'era l'inventario? Ipso. Cos'è? Questo rumore di merda. Vabbè, credo che sia il vecchio medico. Ah, soluzione medica. Richiude le ferite e accelera la rigenerazione cellulare. Ristorazione la salute. Vabbè ragazzi, l'erba dei vecchi Resident Evil. Ah, là sta la descrizione. Sì. La patente di guida di Mia è coperta di una strana sostanza nerastra. Merda, probabilmente. La stampa della mail della tua moglie, che è scomparsa da 3 anni. Lo studente che può essere usato per spazzare le catene, spezzare le catene. Vabbè, basta. Ce n'è un altro qua. Ok. Non c'è più la pistola nel cesso. Ma porco Dio però. Oh, oh. Stavo bussando, vai ad aprire. Sì. Vai tu, vai ad aprire. Dai, andiamo all'educati. Ma porco. Magari il corriere. Ragazzi, questo è il corriere Amazon che si incazza. Dove cazzo vado adesso? Dove posso andare solo indietro? Forse in bagno è mancato qualcosa? Può essere.
Mannaggia. Nella vasca, vedi nella vasca. Il telefono. Scappiamo. Il telefono. Vedi? No. Già ci siamo bloccati. Stanno bussando, apri. Che cazzo è successo? Madonna, il silenzio fa ancora più paura dei, dei rumori. Sta cazzo di merda sotto. Ragazzi, il corriere che si è rotto il cazzo di aspettare che lo aprivamo e se ne è andato. Senti? Sì. Il Kabashi gioca senza nave. Mi sa che ci deve andare per forza. Ma no, è impossibile. E invece. Ragazzi, Castoro si caga sotto in queste situazioni in una maniera incredibile. Che cazzo è? Cazzo? È la bambina di Trin. Cioè, The Grouch, questa è mia, ma è diventata la bambina di Trin. Che cazzo è Superman? Madonna santa. Struz. Respingi. Ah, questa fa male. Fui, ricchione, fui. Fa la gabbia. Ah, sai che dolore. Mi sto scacciando sempre, ma non lo so se funziona. Chi lo sa. Perfetto. Che cazzo è successo? Ha ripreso i sensi? Riesco a sentirla. Oh mio Dio. Io riesco a sentirla lottare dentro il mio corpo. Vattene via. Lasciami stare. Ah, lo fa da sé. Fa male. Sono stata cattiva. Ah, che cazzo. Forse con quel poco di coscienza che avevo. Che ti hanno fatto, Mia? Usa la soluzione meglio. Alla Far Cry 2. Che effetto. Forse sei aperto? Ma c'aveva un coltello, non è che lo puoi prendere? Ma mi sa che è scomparso, non c'è più. Vedi? Che schifo. Se l'è messo nel culo. Abbiamo capito. Maronna santa. Ma è da cibo, tutta in testa. Tutta in testa. Maronna santa. Sì, ma è di ferro. Ragazzi, di ferro veramente. Non si fa nulla. È morso da troia. Finalmente. È morto, mi sa. Finalmente. Fa culo. Il sangue. Ma dammi l'accetta. Perché non si prendono mai a... questo è il telefono. Aspetta, però fammi vedere qua che c'è. Libri. Che non credo leggerei mai. Niente. Un cazzo. Telefono. Sui carabinieri, non è... Si sono accorti ora della chiamata. Non saresti dovuto venire qui. Chi sei? E che cazzo succede? Mi chiamo Zoe. Forse puoi uscire dall'attico. Attico? Ah, ma ne la devo. Subito. Ricordati Clancy L. Appunto, che cazzo significa quel Clancy L? Quando il restano... Quando il resto, scusate, erano o mutati o morti. Mutati credo come Mia ora. Si è aperto magicamente qua. Boh. E qui un'altra TV? No, possiamo qui aprire. Qui è l'inizio. L'inizio qua. Possiamo aprire l'armadietto. Apri l'armadietto.
Ma se tipo me ne scappano, che succede? Comunque secondo me mi sa che ti conviene curarti. Conviene? Curarti. Ah. Ecco. Cosa uscirà mai da qua dentro? Fusibile. Fusibile. Sì, ma se tipo io me ne vado da qui, no? Non credo che te ne puoi andare da qui. E infatti. Porco. Prendi l'accetta, la roba e te ne vai. Nicola, fa solo, siamo in un gioco. Shut up. Mi sembra ovvio che il protagonista non ci arriverà mai. Ah, qua c'era... Niente da fare, ti serve il grimaldello. Col fusibile? Niente. Ce lo vedo metterlo un fusibile nel chiavistello. Oh. Con quale delicatezza. Che cazzo è? Sono i fulmini fuori. Credo. Sti cazzo di rumore. Aspetta, ma fammi vedere qua, sai, il mobile qua. No, non credo sia. Mobile qua? No. C'è un cazzo. Ma che cazzo è? Ragazzi, gente che si muove dappertutto. Che gli è qua? Ok. Fusibile. Ah. Non è qua. Che cazzo è? No, sei tu che hai sbattuto il muro. Ok. Maron. Oh, qua si fa. Oh, lì. Sì. Non è che c'è qualche segreto, no? Non credo. Perché quel cassetto lo dobbiamo aprire, no? Vedi? No, no, questa è la foto di prima. Va bene. Il grimaldello non si prendeva nel nastro, nel replay, cioè. Può essere pure che l'abbiamo mancato. Porca puttana! Cazzo! Sono io, tranquilla. No. Che volevi farmi alcun male? Ci cagate sotto. Oh, cosa? Hai esagerato! Se la trovi! Avanti! Ma un cazzo di male! Ma rotta sotto! Ah. Oh, io ho fatto male a lei. Dai, dai. Oh, ma devo premere. No, 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 non scappa. No. Oh merda, mi sa che siamo morti. Eh sì. Oh, ma non da sangue. Ah, la mano. Addio, mano. Questa sta bene alla testa. Sì. Devo fermarla. Prova a premere R2. Devo fermarla. La tua. Io. La mano. Cosa? Che sta dicendo? Non lo so. Sì, con moncone in mano, spruzzare sì. In giro. Yeah, con lo spruzzetto yeah. 2D. Ah, andiamocene sopra, scappiamo. Sì, non muore dissanguato. Scappa, scappa, scappa. Sì, ma io salverei, col moncone salvo. Oh merda. Ma a questo punto credo che si dovesse perdere per forza la mano. Che dici, ci fermiamo qui? Ah, va bene. Ragazzi, questo era il primo gameplay di Resident Evil 7. Mi sono cacato sotto la seconda volta. Porca puttana. Ci vediamo alla prossima puntata. No, non ci vediamo alla prossima puntata. Alla prossima.